Buongiorno a tutti gli utenti di borse.it. Quest'oggi abbiamo il piacere di avere con noi Carlo Alberto De Casa, analista senior dei mercati finanziari. Buongiorno Carlo Alberto. Buongiorno a tutti. Allora, sei il nostro gradito ospite quest'oggi in quanto vogliamo affrontare con te la tematica dell'oro. In particolar modo abbiamo visto come nelle ultime settimane il mercato abbia messo sotto pressione le quotazioni del metallo giallo. Secondo te, quali sono le prospettive nel breve termine di questo movimento dell'oro? Continuerà la discesa? Ci sarà un rimbalzo? Nelle ultime settimane il tema dell'oro è tornato di stretta attualità anche perché le quotazioni sono scese ormai ai minimi del 2014, tornando nuovamente sotto quota 1200 dollari l'oncia. E quello che è capitato è quasi spettacolare, con un triplo minimo in area a 1180. Abbastanza preciso perché per la terza volta nell'arco di 15-16 mesi i prezzi sono arrivati a testare quest'area. Quindi siamo un po' in prossimità di una linea Maginot, linea del Piave, chiamiamola come vogliamo, da cui i prezzi hanno tentato di risalire, di rimbalzare nelle ultime sedute. Si tratta di vedere se avremo la tenuta di quest'area 1180-1200 oppure se i prezzi troveranno un nuovo slancio per scendere al di sotto di questi valori. Per quanto riguarda invece le prospettive di medio e lungo termine, qual è il tuo punto di vista? Ma per quanto riguarda il medio-lungo periodo, le prospettive sono differenti perché spesso si sentono voci catastrofiche, ma in realtà la situazione non è questa, anche perché abbiamo una domanda cinese ed indiana per una serie di ragioni molto forte, abbiamo dei costi produttivi in crescita e inoltre nell'ultimo periodo è saltata fuori la storia di questo referendum che ci sarà in Svizzera il 30 novembre, si chiede alla Banca Centrale Svizzera di alzare la percentuale di riserve. Questo potrebbe portare, secondo alcune stime, la Banca Centrale Svizzera a un acquisto molto ingente, anche superiore alle 1000 tonnellate di oro nell'arco di 5 anni. Quindi una situazione da monitorare perché spazio al ribasso pare essercene non moltissimo, spazio al rialzo invece potrebbe essercene di più. In Italia sei uno dei massimi esperti per quanto riguarda l'oro. Ricordiamo a chi ci sta seguendo che hai recentemente pubblicato un libro edito da Epli, I segreti per investire con l'oro. Vediamo la copertina per chi la volesse vedere da casa. Ecco, ci puoi spiegare perché da sempre gli investitori sono particolarmente attratti da questa asset class e molto spesso inseriscono l'oro come strumento all'interno del proprio portafoglio di investimenti? Innanzitutto l'oro ha una serie di caratteristiche uniche. L'oro ha un peso specifico molto alto e facilmente trasportabile rispetto a qualsiasi altro bene, con l'eccezione magari degli elementi del gruppo del platino che sono ancora più pesanti, però ha un peso specifico molto alto e non si può corrodere, non abbiamo anche col tempo la quantità di stock presente di metallo presente sul pianeta è la stessa, la quantità che viene estratta ogni anno è relativamente bassa, quindi l'oro è un bene raro, è un bene presente in quantità limitata, facilmente malleabile, facilmente lavorabile, la temperatura di fusione così bassa fin dall'antichità ha permesso all'oro di essere quello che poi è diventato e di creare questo rapporto indissolubile, così forte fra l'uomo e l'oro che ha distinto gli ultimi 6.000 anni. Peraltro una nota molto, molto interessante che fa capire, percepire quanto il metallo pregiato, l'oro, sia particolarmente raro, è legato a quanto ne è stato estratto dall'inizio ad oggi. Si parla di un numero molto basso, diciamo, identificabile in un cubo di 21 metri di lato, giusto? Corretto, corretto, esattamente, questo ci fa capire quando. Ma io stesso sono rimasto stupito da questo dato, però questo peso dell'oro, peso specifico dell'oro superiore ai 19.000 kg per metro cubo fa sì che tutto l'oro del pianeta, sono circa 176.000 tonnellate, 177.000 tonnellate a fine 2013, sia contenibile in un ipotetico cubo dal lato di 21 metri, quindi 21 per 21 sono totalmente, in totale un po' più di 8.000 metri cubi, però se pensiamo è poco più di un palazzo, tutto l'oro presente nel pianeta può essere incluso in questo volume ristretto e questo rende dell'oro un bene raro e prezioso qual è. Tra poche settimane ci sarà l'avvio della stagione dei matrimoni in India, uno dei catalizzatori più importanti per quanto riguarda le prospettive delle quotazioni del metallo pregiato. A tuo avviso, cosa attendersi dall'inizio della stagione dei matrimoni in India, sia nel breve che nel medio termine?
Senz'altro una domanda azzeccatissima per quando si parla di oro. Alcuni analisti dicevano se nel momento in cui l'India stranutisce il mercato dell'oro prende la Feddoro, l'influenza. Questo per significare proprio la grande importanza che l'India ha sul mercato dell'oro. Infatti poco meno di 1.000 tonnellate sulle 4.000 totali della domanda del mercato agro provengono dall'India. Altrettante arriveranno dalla Cina. Che cosa aspettarsi dall'India? Beh, è molto semplice. Per quanto riguarda l'India, ha più di 1 miliardo di abitanti, il 50% della popolazione ha meno di 25 anni. Al momento il numero di matrimoni in India è poco superiore ai 5 milioni l'anno. Nel giro di pochi anni, tendenzialmente, dovremmo avere un numero di matrimoni per via di tutti questi giovani che tenderà a raddoppiare, portandosi sui 12-15 milioni di matrimoni l'anno. Tenendo conto del fatto, è un po' complicata, ma ci arriviamo, tenendo conto del fatto che per ogni matrimonio in India mediamente si consumano circa 200 grammi, cioè 6-7 once d'oro, la cifra che otteniamo è spaventosa. Quindi le prospettive per quanto riguarda il mercato dell'oro e l'India sono ancora decisamente positive, nonostante i dazi imposti dal governo sul medio-lungo termine, l'India si vuole confermare uno dei cardini centrali del mercato dell'oro. Molto spesso siamo abituati a parlare di oro da un punto di vista prettamente tecnico, specialmente noi in un'ottica di analisi grafica quotidiana. Ma una domanda che molti si pongono è anche questa: qual è il valore, il fair value, il valore reale dell'oro? Il valore reale dell'oro fino appunto alla fine degli anni 60 è rimasto, forse non era il valore reale, abbiamo visto nel periodo seguente, ma è rimasto ancorato a Bretton Woods ai 35 dollari l'oncia, per poi esplodere nel momento in cui l'America non ce l'ha più fatta a calmierare la domanda. Qual è il valore reale dell'oro quest'oggi? Ecco, da 1.900 dollari l'oncia siamo scesi a 1.200. In realtà, tenendo conto appunto di questa domanda indiana molto forte e tenendo conto anche della situazione geopolitica internazionale, nonché anche dei costi produttivi che sono in continua crescita, negli ultimi anni abbiamo registrato crescite anche superiori al 5, 7, 8%, quindi quasi in doppia cifra per quanto riguarda i costi produttivi e di estrazione del metallo dell'oro, le prospettive per quanto riguarda il medio-lungo periodo possono essere viste appunto come positive, non nel breve ma nel medio-lungo periodo, con un possibile riavvicinamento dell'oro quantomeno ai 1.300 dollari ed anche eventualmente all'area 1.400-1.500 dollari l'oncia. E detto questo, quali sono i fattori, che vanno a incidere e determinare il prezzo dell'oro? Senz'altro sono parecchi, abbiamo visto l'anno scorso per quella che è stata poi la crisi del 12-15 aprile, quando le quotazioni dell'oro sono scese di 200 dollari nell'arco di soltanto 2 sedute. Da un lato c'è questa correlazione inversa, ma molto importante, nei confronti del dollaro, quindi il fatto che il dollaro ci si aspettasse che si apprezzava, in realtà poi non si è apprezzato in così poco tempo, però questa correlazione nei confronti del dollaro è molto significativa. Dall'altra quella che è la domanda, bisogna vedere la domanda, ma anche il contesto geopolitico e l'inflazione piuttosto che la deflazione del pianeta e anche i tassi di interesse, quindi una serie di fattori quindi, che passano dal valutario all'andamento, anche l'andamento dell'equity, l'andamento dei mercati azionari, senz'altro, perché quando ci si attende un rendimento più alto dalle azioni piuttosto che dal mercato dell'oro, solitamente gli investitori sono abbastanza lesti a spostarsi da un settore all'altro. Perfetto, grazie mille Carlo Alberto. Ricordiamo a chi ci sta guardando che se volete approfondire l'argomento oro, avete a disposizione il nuovo libro di Carlo Alberto De Casa, I segreti per investire con l'oro, edito da Epli e acquistabile dove, Carlo Alberto? Acquistabile presso le librerie Epli e non solo, anche online e anche in forma di ebook. Perfetto, grazie mille Carlo Alberto e buona visione a tutti.